420.000 interventi di riqualificazione energetica con un risparmio di oltre 1.300 gigawattora annue per un totale di investimenti di oltre 3,7 miliardi di euro, un risparmio di 2 milioni di tonnellate di petrolio derivante dall'emissione di 5,8 milioni di titoli di efficienza energetica. Sono i numeri principali del 7° rapporto annuale sull'efficienza energetica dell'Enea presentato alla Camera dei Deputati. Anche la fotografia scattata quest'anno dal rapporto annuale delinea un paese in linea con gli obiettivi e in salute dal punto di vista dell'efficienza energetica. I settori hanno dimostrato di aver recepito al meglio le misure e sfruttare gli strumenti messi a disposizione. C'è molto ancora da fare, questo ce lo dice la strategia energetica nazionale, in linea con quelle che sono le direttive, il processo di revisione delle direttive attualmente in atto a livello di Commissione europea. Il quadro delineato dalla strategia energetica nazionale è coerente con il passo tenuto finora per quanto riguarda i risparmi energetici ottenuti. C'è ancora molto da fare, molto il potenziale ancora da attivare in termini di investimenti, sia per quanto riguarda il settore residenziale, in particolare i condomini, sia le imprese e il settore industriale, in particolare le imprese energivore. Alessandro Federici, ricercatore Enea, responsabile del servizio per il monitoraggio delle politiche di efficienza energetica. L'Italia dal punto di vista dell'efficienza energetica non è messa male, che le imprese di maggior dimensione sono abbastanza avanti, c'è qualche problemino per le imprese più piccole, sta partendo il residenziale. Siamo molto indietro sulla pubblica amministrazione, quindi gli sforzi dovremo concentrarli molto, mantenere viva l'attenzione sul residenziale, adesso con il meccanismo di cessione degli incentivi possibile per tutti, siamo in grado di che qualunque famiglia possa accedere a interventi importanti di efficienza energetica e poi dobbiamo lavorare sulle piccole e medie imprese e sulla pubblica amministrazione. Il rapporto ha evidenziato come tutte le misure adottate nel settore dell'efficientamento dal 2011 al 2017 abbia generato complessivamente risparmi energetici pari al 52% dell'obiettivo al 2020 previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'Efficienza Energetica e dalla Strategia Energetica Nazionale. Con le misure che sono state introdotte con la finanziaria 2017, con la finanziaria 2018 e con la manovrina di giugno dell'anno scorso, diciamo che il meccanismo di cessione, di cedibilità degli incentivi è a questo punto rodato. Dobbiamo far partire il fondo di garanzia che consenta di aprire il mercato anche alla pluralità di ESCO che ci sono, che spesso sono sottocapitalizzate, poi ci sono anche i banditi come sempre, ma però spesso hanno comunque un problema di sottocapitalizzazione e che quindi dall'esistenza e dal funzionamento di un fondo rotatorio di garanzia potrebbero trarre molti benefici perché potrebbero allargare il loro campo di intervento.